Allora, qui ormai siamo in zona Ninman, che è una zona, delle zone più interessanti per quanto riguarda la vita notturna di Chiang Mai, e stiamo attraversando da qui dagli ingressi del Meiya Shopping Center, che è questo che vedete, che potete andare a contare. Attraversiamo la strada per andare appunto a fare una passeggiata, sarà più vigina, vedete un po' di gente sull'ombrello, altri col cappello, insomma. Pokémon Ferranger, intorno a questa è Rainy Season, e ovviamente è così, anche i motori in giro, e da qui, come dicevo, c'è un po' la dei pub locali qui. Ristoranti e negozi massaggi, e anche qui affetti un po' lo schema è questo: c'è un ristorante, una caffetteria, qui c'è un negozio di massaggi. Ora la serata è quello che è, perché dopo la pioggia però un po' di gente è in giro, sono le 8 di sera. Stasera siamo qui alla Peppina, qui a Bangkok, tra il nostro pubblico, ovviamente il locale che tanti di voi già conoscono. Casualmente ho incontrato qua il mio amico Simone, che insomma è con me. Devo dire che abbiamo preso la pizza che mi ha soddisfatto, il locale è carino, in realtà avevo capito che una catena io non ho mai venuto, però diciamo che quando si ha voglia di mangiare cucina italiana ci sta. Io quando sono all'estero tendenzialmente non vado ai risotti italiani, però questa volta abbiamo voluto provare. E niente, vi lascio in descrizione il link se volete venire, sapete dov'è. Insomma, l'indirizzo è sui 3031, ma non volete una cosa sbagliata, quindi vi lascio il link sotto. E niente, quindi questo è. Oggi a Bangkok è una giornata bellissima, il sole veramente sembrava di essere a gennaio. Ragazzi, stamattina siamo in giro per Astugumi per fare un po' di foto, un po' di giri. Fa un caldo indescrivibile, 300 metri a piedi mi sto liquefacendo. Questo è l'eterno semaforo di incrocio di Ashok, insomma tutto packed. Veramente caldissimo qui a Bangkok, non piove, e è estate, clamorosa, ma caldissimo. Allora ragazzi, bentornati qui sul canale. Oggi sono venuto a trovare mio amico Simone qui al Mercure Hotel Sukhumvit Soi 11. Questa è la piscina. Avete visto un brandello della sua spalla. Faccio vedere l'area piscina, che detto su è un punto forte, effettivamente è molto bella. Oggi è giornata a Bangkok, che era soleggiata fino adesso, si è un po' coperto, però qui in piscina effettivamente si sta molto bene perché fa veramente caldo. Qui dove siamo noi, siamo a due belle sdraio, bello ombrellone, tra l'altro molto raffinato è che quando si arriva
in piscina prima di arrivare c'è veramente un'area di benessere molto bella, e dove si può fare veramente la doccia, intendo dire doccia proprio per lavarsi, quindi molto bello. Sono arrivati anche un po' di bambini, quindi la pace è finita, però fino adesso è stato molto tranquillo. Sono più o meno le 4:30 del pomeriggio, adesso giustamente i bambini vogliono giocare con la palla, faranno un po' di per divertirsi. Ovviamente di fronte c'è anche l'area fitness, molto bella, ho visto i macchinari prima, tutti tecnici, veramente bello. Sicuramente questo è un albergo molto bello, insomma, per quanto riguarda i prezzi, adesso magari guardate su Booking, però è un albergo 4 stelle, qui Soil Heaven, zona centralissima. Tra l'altro poi vedete tutti questi palazzi intorno, sono tutti altri alberghi, quindi la piscina devo dire molto bella, un 1,20 m. Comunque, insomma, se volete regalarvi un oasi di piacere, questo Mercure Hotel merita. Quindi vi lascio ancora con lo scorcio dell'area. Allora ragazzi, siamo sabato sera, questo è la vista di quello che è il traffico cittadino. Questo è, diciamo, uno dei momenti più belli della sera, vista dei colori, della, sì, dell'atmosfera, le luci, vedete quante luci sono in giro qui. Questo è, diciamo, uno dei punti principali perché intrecciano la BTS, l'ingresso del Damiano 21. Questo è un momento di dove c'è tanta gente. Io adesso rientro albergo e quindi prendo la BTS. Nei giorni scorsi ho comprato la nuova tessera della BTS, ho visto questa nuova tessera che è una tiratura limitata, e quindi insomma, ecco, stavo per rientrare nell'albergo che è 200 metri da qua, 32. Piovere, quindi adesso mi toccherà aspettare un pochino per non arrivare direttamente innaffiato fino alla camera. Vediamo quanto dura qua lo scroscio. Peccato perché era un po' di un altro. Allora ragazzi, vi faccio vedere la camera dove sono, qui al Marcy Hotel, Supunvite 62, qui c'è la vista da fuori, piove abbastanza, c'è un piccolo balconcino, poi abbiamo un bel quadro, qui di seguito abbiamo un bel tavolino con due sedie, un bel letto, una bella TV a parete, devo dire bella anche queste finiture di questi mobili, o così come di questi scaffali, ovviamente aria condizionata, comodini, qui abbiamo il frigo, l'ingresso e un bagnettino carino, insomma niente di ovviamente trascendentale, però insomma completo con tutte le cose che servono, anche se vogliamo anche il lavandino così con questo punto luce, devo dire che non è per nulla male. Questo albergo ve lo faccio vedere perché l'avevo già guardato diverse volte, qui mi dimenticavo, cassaforte, insomma pendini, queste cose qui. Allora dicevo, ve lo faccio vedere perché lo osservavo da un po' ed è in zona BTS Banjak, che è a 5-6 fermate se non sbaglio da Asok, e in questi giorni, oggi è sabato che giro questo video, gli alberghi a Bangkok erano probabilmente causa weekend i prezzi altissimi, e ho strappato 1150 baht. Tra l'altro la struttura, adesso non ve la posso far vedere, ma ha anche la piscina che di solito può sempre aumentare un po' il prezzo. Nonostante questo, prenotando direttamente dall'albergo, quindi non da Booking, 1150 baht. Insomma, è una buona alternativa da tenere, insomma, quando siete alla ricerca di un alloggio, magari dove non volete spendere
tanto, quindi Marcy Hotel, vi lascio qui sotto anche il link in descrizione, ce ne sono due, uno su Cumito 62 e l'altro su Cumito oltre il 100, quindi fate attenzione quando guardate. E questa è anche ovviamente la TV.